A capo della più grande associazione di volontariato nazionale, a capo della branca italiana del Movimento Internazionale di Croce Rossa, c'è un personaggio irascibile, personaggio permaloso, un personaggio che utilizza i social network per insultare i suoi stessi volontari, per prenderli in giro, per stigmatizzarli, per metterli all'indice, seguito da un branco di persone come lui, che si divertono a dileggiare i propri colleghi. È un fenomeno inquietante, è un fenomeno che deve mettere paura, perché si fa presto a utilizzare questo bullismo da tastiera per colpire i volontari più generosi e quelli più disponibili, semplicemente perché non hanno il carattere per rispondere ad attacchi di questo tipo. L'associazione che deve stigmatizzare l'esclusione, l'associazione che deve stigmatizzare la violenza, l'associazione che deve stigmatizzare l'odio, è invece quella che utilizza i social network per mettere all'indice alcuni volontari rispetto ad altri. Questa è una cosa che non deve accadere, anche perché questo permalosissimo soggetto, nel momento in cui viene a sua volta preso in giro, spesso anche per semplice risposta, utilizza tutti i mezzi a sua disposizione, dalla querela per diffamazione alla radiazione, per difendere se stesso e non l'istituzione. È una cosa che non deve capitare più, è una cosa che non ci meritiamo. Abbiamo ben altre aspirazioni, abbiamo ben altre possibilità. Certi soggetti devono essere fuori da questa meritoria associazione.